e molto più a cuore in questo momento. È l'avvertenza di un gruppo numeroso di cittadini senegalesi che sono stati truffati nell'ambito della sanatoria del 2009, la sanatoria Colpe Badanti. Ecco, con questi cittadini senegalesi abbiamo aperto un'avvertenza da circa 2 anni. Questi cittadini hanno deciso di uscire fuori allo scoperto, nonostante non posseggano un permesso di soggiorno. Hanno deciso di denunciare il loro sfruttatore, chi ha utilizzato in maniera strumentale la loro condizione di irregolarità per sfruttarla e farsi pagare dai 5.000 ai 3.000 euro per presentare una domanda che in realtà era una domanda falsa. Crediamo che questa sia una sentenza importante per questa città nel momento in cui la crisi e la via di uscita che stanno costruendo le banche italiane, la banca europea, i governi che oramai hanno perso la loro sovranità. È una battaglia importante perché mette al centro le relazioni fra le persone, e le persone non sono clandestine, le persone sono persone con i loro diritti e noi siamo al loro fianco.